No, io credo che su questo tema l'Unione nel suo complesso debba riflettere e ragionare sul fatto che quello che è stato fatto fino a oggi, con la proposta del 16 settembre, cioè la proposta del patto migratorio che è stata presentata e che è rimasta ferma, non sia sufficiente. Il Presidente Draghi l'ha detto con grande forza nelle occasioni in cui ha avuto. Non so se ci sarà un consenso generalizzato da parte di tutti i paesi su questo, ma so per certo che non possiamo affrontare la prossima estate, i prossimi mesi con gli strumenti esistenti. Gli strumenti esistenti non sono sufficienti e la situazione sarà una situazione che rapidamente sarà senza controllo. Io credo che ci sia bisogno complessivamente intanto di una riproposizione, di un nuovo pacchetto di idee, di una politica migratoria che abbia tutti i titoli insieme e i cambiamenti giuridici fondamentali. La questione fondamentale è il superamento esplicito del Trattato di Dublino, cosa che fino adesso non è stato chiarito. Accanto a questo, il passaggio a un aggiustamento della missione Irini, attraverso quindi una capacità maggiore di questa presenza militare in mare di essere in grado di fare anche il safe and rescue, per noi rimane un punto essenziale. Però, ripeto, se non c'è da parte dell'Unione Europea, dei Paesi membri, la volontà di superare il Trattato di Dublino, come ancora non è emerso, tutto il resto diventerà difficile se non impossibile. Questa è la cosa più forte che voglio dire.